Ciao ragazzi, iniziamo con le domande. Nome? Fabio. Chiara. Soprannome? Fa. Mi chiamano Fa. Soprannome. Ma a me Chiara. Che soprannome è Chiara? Quando ero piccola, Chiacchia. Chiaretta. Chiaré. Data di nascita? 24/11/1998. Io 26 febbraio del 2002. Hai fratelli o sorelle? Figlio unico. Io ho una sorella che è più piccola di me, di un anno. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Simpatica, solare e svampita. Simpatico, scherzoso, altruista, ironico. Cosa ti piace di lei o lui? La sua spontaneità. A me di Fabio piacciono molte cose. Di Fabio mi piace la sua intraprendenza. Cosa non ti piace di lei o lui? Non mi piace il disordine. No, non è che è molto disordinata, solo che è un po', come ho detto, svampita, cioè magari si dimentica una cosa in giro, fa cadere molte cose, soprattutto questo, fa cadere le cose. Questa cosa non mi piace, mi urta un po' perché non ho più bicchieri in casa. A me di Fabio non piace, al contrario, il fatto che voglia avere un po' troppo le cose sotto controllo, sotto il suo controllo. Se qualcosa magari va storto, si arrabbia, sciocca. Dolce o Per salato? me, dolce. Va a momenti. Salato, sono molto golosa, per questo non lo so, però forse più salato. Il dolce dopo un po' mi viene a gomitare. Quanti ex hai? Io ho tre ex e tu sarai la next. Io ho due ex. Hai mai tradito? No, non ho mai tradito. Io purtroppo nella prima relazione sì, però non tradisco. Chi è più geloso? Io sono molto più geloso. Cioè lei non lo dice, però magari lo è anche lei. Io non lo esprimo, però sì, secondo me te sei più geloso. Per me non è necessario farlo uscire. Cosa ti piace fisicamente di lei o lui? Allora, fisicamente di Chiara cosa mi piace? Se devo dire una cosa, gli occhi sono molto belli. È tutto, le labbra in particolare, però tutto, gli occhi, un sacco di cose. La cosa che preferite fare insieme? Viaggiare, per me. Sì, per me fare esperienze anche. Qual è stata la relazione più lunga che hai avuto? La relazione più lunga mia è di 3 anni e 4 mesi, tipo. La mia pure più o meno, 3 anni, circa 3 anni. A quanti anni primo bacio? 14 anni. Io non mi ricordo, sinceramente. Dai, il primo bacio, Non mi. quello proprio Forse. passionale. Forse l'ho dato tipo in seconda media, prima media, seconda media. Non mi ricordo cosa ho fatto stamattina. Cosa vuoi fare da grande? Questo voglio fare, i video, comunque sempre creator di video fino alla morte, se non davanti alla telecamera, dietro, editare per qualcun altro, qualsiasi cosa che riguarda i video, penso sia il mio lavoro perfetto. Io purtroppo quando mi fanno questa domanda non so mai cosa rispondere perché non ho una. Cioè ho un'idea, però non so ora cosa voglio fare da grande, Vive alla sinceramente. giornata. Io vivo la giornata, ho un'idea di cosa voglio fare. A me piacciono tantissimo i bambini e l'educazione, quindi qualcosa che c'entra con questa roba qua. Quando vi siete conosciuti? Allora, svegliamo un po' sta cosa. Quando ci siamo conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti su Instagram. Io, ovviamente, essendo della stessa città, la conoscevo già di nome perché era Ovviamente. abbastanza popolare, dato che era una. Che è una bella ragazza. L'ho conosciuta così, lei mi aveva commentato, siamo andati anche a vedere, mi aveva commentato pure un TikTok, e però non ci siamo mai parlati fino a, sì, a Parigi, e prima di vederci la prima volta abbiamo parlato tantissimo su WhatsApp, perché ovviamente, ok, parto con una sconosciuta, ma non sono pazzo e neanche lei, un po' è fuori di testa, però comunque abbiamo parlato molto e ci siamo conosciuti lì, su Instagram. Cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto? Non mi ricordo, strano. Mi intrigava come persona. Ho detto, boh, chissà, questo ragazzo cosa da svelare. Poi volevo sapere un po' com'era la sua vita, cosa faceva. Mazza, Io la prima volta ho che bel culo. detto. No, e ho detto, ho pensato, che bella ragazza. Ci Quando vi siete messi insieme? siamo messi insieme a Venezia. Il Ah, 13. brava.
Ti fidi dell'altro? Sì, io mi fido molto, anche se sono geloso, ma sto imparando a fidarmi e non essere più geloso. Io sì, mi fido molto. Forse non dovrei. Sogno nel cassetto? Essere indipendente economicamente, ma tipo a livello che non devo più pensare a cosa fare, ovviamente nei limiti. Io non ho sogni così grandi, nel senso monetari. Il mio sogno nel cassetto è avere una tranquillità nella vita. Avere una vita piena, non avere mai rimpianti, c'è cioè un po' di sogni più etici che materiali, se si dice così. Viaggi in programma? Vorrei andare a Londra per il mio compleanno. Anch'io mi hai fatto venire la voglia di vedere Londra, non ci sono mai stata, sono molto curiosa. Scusa. Paura più grande? Devo fallire. Io sono un po' ipocondriaca. Cerca ogni sintomo che ha su Google e potete commentare che non si fa. La cosa bella è che non vado a fare le visite, perché ho paura di scoprire di avere qualcosa. In futuro volete avere figli? Allora, io ne voglio uno barra due massimo, solamente per vestirli swag. No, scherzo. Però, boh, non c'ho ancora in mente sta cosa dei figli, anche se non sono uno che dice no, io figli no, probabilmente sì. Due, io 26. due, massimo due. Anzi, due dovrei avere, perché secondo me due è meglio. Salutate! Ciao! Ah, scusate. Prossimo video potrebbe essere un ahimai, quindi lasciate un commento qua sotto. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Bacino? Va bene, voglio un Ma bacino. non me l'ha chiesto Sì, nessuno. invece, l'ho sentito io da laggiù. Ciao ragazzi! Arriviamo Ciao, raga. a 10.000 like, giuro che faccio un figlio con chi... No, non è vero. Ciao! Se non ti iscrivi l'anno prossimo verrai bocciato.